del 2002. Nel 2005 abbiamo superato la grave crisi economica iniziata nel 2002, quando il livello di povertà aveva raggiunto il 40% della popolazione, con un indice di indigenza superiore al 15%. Nel 2005 il governo progressista ha avviato una serie di programmi sociali che all'inizio erano di tipo assistenziale, ma poi si sono trasformate in politiche sociali molto più complete, a seguito anche della creazione di un Ministero dello Sviluppo Sociale che opera insieme ad altri ministeri come quello dell'economia e finanza e il Ministero della Sanità. Siamo così riusciti a ridurre in meno di 9 anni il livello di povertà intorno al 12% e l'indigenza intorno allo 0,5%. La politica sociale dell'Uruguay ha dato risultati molto positivi, ma dobbiamo continuare su questa strada, perché riteniamo che l'Uruguay, in quanto paese produttore di generi alimentari, non può e non deve avere dei poveri e soprattutto indigenti. Per quanto riguarda specificamente gli anziani, abbiamo lavorato e legiferato molto in materia. Per il 2014-2019, il candidato presidenziale Taparé Vázquez ha proposto la creazione di un sistema nazionale di assistenza in favore di 250.000 anziani vulnerabili e che vivono da soli senza che qualcuno si occupi delle loro esigenze quotidiane. Questo sforzo avrà un doppio effetto positivo. Innanzitutto aiuterà i singoli anziani, soprattutto sul piano della solidarietà, e poi offrirà alle persone volenterose e interessate a restare in contatto con il mondo del lavoro e a trasformare questo impegno sociale anche in una fonte di guadagno.